cittadina di Elferon. Oggi sono qui per raccontarvi una storia. La storia dello sceriffo Jeff Milton. La leggenda narra che Jeff Milton fosse la pistola più veloce del West. Ma in tutte le storie, oltre a un protagonista, abbiamo anche un cattivo. E il suo nome era Biff Tunnel. Biff Tunnel metteva terrore, rapinava banche, chiamava applausi e con i suoi occhi di ghiaccio ammaliava tutte le donne. Ma l'unica donna che avrebbe sempre voluto per sé era lei, Margaret Russell, la donna più bella che si fosse mai vista nel Far West. Quel giorno Tunnel stava mettendo in atto uno sporco ricatto, ma il destino ha voluto diversamente. Il resto, beh, il resto lo vedrete da voi. Buongiorno a tutti. Dai, non ti comprare, aspetta tu, mettiti la bavetta. Qui la proprietaria sono io. Siamo nel vecchio western e sapete ci sono tante feste. Suona il ding-dong ad Elferon. E dai a me poi e se le chiesi, dai questo e non te ne pentirai. Oh, ci siamo ragazzi? Ai miei che del saluto guardate sono presenti la vostra Margaret Russell. Facendo un chilo trattenuto bevendo un trinco di saluto. Signore e signori, buongiorno e benvenuti al Far West, benvenuti a Elferon e benvenuti qui nel mio saluto. Io sono la proprietaria, sono Margaret Russell e sono qui per servire tutti voi. Oggi è una giornata speciale perché potrei essere anche la vostra camerista. Molto bene, mi raccomando, ci vediamo dopo, vado subito a prendere le prenotazioni. Allora, il tavolo 4 è pronto? Scusate, grazie. Margaret! Scusate. Dov'è? Chef! La canna al tavolo 7. Margaret! Ehi! Ehi! Che succede? Chi è? Ma chi è che strilla? Sono io. Ah, dove sei? Ma perché hai mai visto un cattivo strillare piano? Hai ragione, allora sai che c'è cattivo, continua a strillare. Ora non mi va più. Vieni qui. Che vuoi? Vieni qui. Bocconcino, sono venuto a vedere se avevi accettato la mia offerta. La tua offerta? Sì. Mi dispiace, ma la tua offerta è un po' misera. Ho già Netflix, Amazon e Disney Plus, grazie. Ma che stai dicendo? Ma io ti offro di sposarmi. Ah. Così ti posso ridare i soldi per tirare sulle sorti di questa pentola che tu chiami saluto. E allora? Non posso scusarti, dai, devi sapere che io ho già risolto i miei problemi finanziari. Sì, come? Con l'amicizia particolare che mi lega a Big Daddy, il banchiere, lui. Ah, Big Daddy, il banchiere. Sì, è lui che mi darà tutti i soldi che mi servono per coprire i debiti del mio povero saluto. Sì, Big Daddy, il banchiere, quello da cui siamo passati io e i miei compari a fare il preliero, ora le sue casse sono più vuote di una miniera abbandonata, quindi tesoro, credo che tu debba accettare la mia offerta, perché altrimenti ne pagheranno loro le conseguenze. Ma che cosa hai fatto? Sei veramente una persona brutta e cattiva. Perché? Perché? Adesso sono costretta a dirti sì. Ma certo, allora diventerò tua sposa e ti seguirò, mio signore, in capo al mondo. Però ti prego, lascia stare tutti le bidarde e bidarde, soprattutto questi che devono ancora pagare il conto, eh? E no, tesoro. Scusami, ma le condizioni erano diverse. Quali condizioni? Devo forse ricordarti che qui le regole le faccio io. Ti sbagli, Tunnel!
Certo! Qua semmai le regole le faccio io. Ah, sì? Le mani davanti! Baby, che uomo sei! Adesso lasciami o saranno guai. Ehi, per te le mani fremono. Sono qui al mio tre e da qui paio c'è l'info unico da volta angelico bello più veloce del basso c'è qui paio un colpo brivido e tutti esultano bello più veloce del basso c'è qui paio c'è l'info unico da volta angelico bello più veloce del basso c'è qui paio un colpo brivido e tutti ascoltano e parla più veloce del basso. Di le tue ultime preghiere. Ah. Amo. Capo, corri, corri! 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 Ok, Daniel, hai fatto la tua mossa, adesso esci lentamente con le mani in alto, avanti sei sotto tiro. Sì, no, ma ha ragione, sceriffo. Sono costernato. Mi dispiace, non volevo arrivare a questo, ora voglio... Come posso fare per redimermi? Devi semplicemente uscire con le mani in alto, molto lentamente. Sì, lentamente dici, eh? E ora? Chi è che hai portato dalla parte del manico? Come ci si sente ad essere le perdenti? Sei sempre il solito vigliacco, Daniel, avanti, lasciala andare, risolviamo la cosa tra uomini. Mai! Orecchio. Ok, fammela ora, mamma mia, sono cattivo però, ma... Allora! Se non posso averla io non la potrà avere nessuno! Va bene, Tanner. Bravo. Va bene. Hai capito? L'hai voluto tu. Ah! Ah! Dolore. Tanner. Getta la pistola a terra. Sì, ma facciamolo assieme. Va bene. Piano piano. Piano piano. Ah! Dolore. Come soffri male, dai. Hai 5 secondi per lasciare il però. Ah, 5 secondi. 4. C'ho la zoppia. 3. Piano. 2. Ah. 1. Ah. Dolore. Jeff! Finalmente mi hai salvato, grazie. Un momento, grazie. un momento. Dimmi. C'è una cosa che devo dirti. Oh Gesù, che cosa? Margaret Russell. Sì, sono io. Mi vuoi sposare? Che vi dico? Sì o no? Sì. Margaret, io e tutto il pubblico ti diciamo di sì e quando mi capita. Bene, la pace tornò nella valle ad Elperon, di Pete Tunnel non si sente più nulla e come accade in tutte le belle storie, l'amore trionfa sempre, facciamo entrare gli sposi! Grazie a tutti, oh, finalmente ce l'ho fatta con il marito, oh, siamo contenti, io. Allora, Jeff Linton, sì. Vuoi prendere la qui presente Margaret Russell come tua legittima sposa, amarla e onorarla tutti i giorni della tua vita, nella buona e nella cattiva sorte, in salute e in malattia, finché un morso di vipera non ti coglie alla sprovvista? Tralasciando la vipera. In una morte lenta e dolorosa. È proprio essenziale questa ultima sì. parte. Vuoi a questo, accetti questo? Voglio la vipera. Sì, lo voglio. Lo voglio. Ecco, bene. E tu, Margaret? Sì, certo. Bene, allora abbiamo i nostri legittimi sposi. Datevi un bacio e che sia festa! Sì.